pista di skateboard tra le più importanti d'Italia, stiamo per vederne le immagini, vero? Sì, è una delle migliori sia a livello di grandezza, perché sono 1200 metri quadri di cemento, e è una delle migliori, è stata premiata anche nel 2010 come migliore struttura in tutta Italia, diciamo. Un premio l'ha preso pure lei, come si dice? È Best Skater of the Year, diciamo, è il miglior atleta dell'anno. Lo skateboard, qual è la frattura più grave a cui lei ha assistito? Svariate negli anni, perché sono oramai quasi 20 anni che lo pratico, però l'ultima, la più brutta, è stata una rottura del condilo, la mandibola, e rottura dei denti, quindi una brutta esperienza. Il paradiso degli ortopedici lo skateboard, però è anche molto bello a praticarsi, sì. Uno sport molto giovane, sì, che è sicuramente molto più adatto per ragazzi di 14-15 anni, però molti iniziano anche molto molto prima, dai 5-6 anni ho avuto anche la possibilità di fare dei corsi apposta per far avvicinare molti giovani, e si vede che dalla tenera età è proprio il momento migliore per incominciare a fare questo. Il raosimo ci viene gente anche molto da lontano? Sì, si hanno... Diciamo il bacino di utenza è sicuramente intorno alle Marche, all'Abruzzo e quindi tutte le zone limitrofe, diciamo giorno per giorno. Però quando si fanno gli eventi, come in questi 2 anni si ospitano gare di livello internazionale, arriva gente anche dall'estero, dall'Olanda.